Buongiorno e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con Spazio Notizia. È tutto pronto per Etna Comics, l'atteso evento che si svolgerà dall'1 al 4 giugno presso il centro fieristico Le Ciminiere di Catania. Sentiamo Lucio Di Mauro. Con centinaia di ospiti nazionali e internazionali, mostre, proiezioni, masterclass e conferenze, Etna Comics rappresenta ormai dal 2011 un appuntamento imperdibile per gli appassionati di fumetti, cinema, gioco, videogioco, musica, collezionismo, spettacolo, cultura tradizionale giapponese e non solo. Un'esperienza unica per chi si accosta per la prima volta alla kermesse e per gli habitué delle convention di settore. Sono contento perché abbiamo lavorato sodo, i risultati spero che arrivino in termini di risposta da parte del pubblico, ce n'è per tutti i gusti, saranno 4 giorni di festa, quello che ci auguriamo è che ci sia relax, festa, atmosfera distesa. Allora, diciamo le chicche, tu hai già in conferenza già nominato alcune persone, che, alcuni artisti, alcune presenze, belle presenze che illumineranno questo festival. Diciamo soltanto alcune perché sarebbe il massimo dirle Sì. tutte Beh, quante. no, ragazzi, c'è veramente di tutto. Ogni giorno sono 300 ospiti in 4 giorni, quindi no, come si fa a raccontarle tutte? Certamente ce n'è qualcuno che veramente mi sta a cuore. Davanti a Cristoforetti, per me è un mito. Assolutamente. Non vedo l'ora di conoscerla. Grazie alla Fondazione Angelo Derrigo e Laura Mancuso, riusciamo ad avere questi personaggi così raffinati e devo dire che è stato un valore aggiunto importante per Etna Comics assorbire questo premio. E poi c'è questo manifesto straordinario che ci raffigura Agata e molto Agata, però di sì. Milo Manara. Beh, la bellezza, non c'è altra definizione, la bellezza di Agata rappresentata una delle matite più eleganti del mondo, che dire, cioè, non, mi ha lasciato senza parole dal primo istante in cui mi è arrivata la bozza del manifesto e poi da là, adesso è storia ormai. E come sarà l'incontro con Nonnella Muti adesso? Questo sarà carino, adesso vedremo. Sicuramente sarà un incontro intimo perché si parlerà di bellezza sia da chi la fa sia da chi lo è, capito? Quindi sarà bella questa A cosa. chi dedichi questa edizione? Alla mia famiglia che mi sopporta, ai miei figli che non mi vedono mai e che hanno questo papà così, che sanno benissimo il lavoro che faccio, ma che però ovviamente sono sacrificati perché per arrivare a realizzare manifestazioni di questo genere bisogna sacrificare qualcos'altro e quindi la dedico a loro.